a pensare a questa mia canzone che dedico a te. Quanti alberi intorno, quante case vuote, i pensieri d'estate sono ormai finiti, resta solo il ricordo di te. In quel posto strano dove solo tu per la prima volta mi hai detto sì, ora io penso a te che non ci sei, perché a una nuova puntata di Musica Italiana Show, quindi come al solito il martedì c'è un appuntamento fisso che sta andando avanti, e sta andando avanti anche molto bene, molto seguito sui social, perché lo dico subito, la puntata viene replicata sia domani sera che sulla pagina nostra di Musica Italiana Channel YouTube. Quindi abbiamo un sacco di mi piace, un sacco di partecipazioni, quindi anche perché è una formula diversa. Mi sono avvalso della collaborazione di una gran brava professionista, quindi la nostra Lidia. Ciao Lidia! Non limitarti, Stefano, nel fare i complimenti, gran brava, vai, esprimiti, invidiosa. Mi sembra strano non averti di fianco. Anche per me è stranissimo. Sicuramente, perché i bambini hanno messo ai bambini che... Invece non preoccupatevi, ci sono anch'io come tutti i martedì per tenervi compagnia in questa ora e mezza fino alle 13.30. Sarà una puntata bella, carina, simpatica come sempre, però purtroppo dobbiamo iniziare con delle bruttine notizie. Sì. Vai. Ricorderete i Dumat che sono stati ospiti da noi proprio due martedì fa. Simpaticissimi artisti, bravissimi. Purtroppo la moglie di Davide Sandri proprio il giorno dopo ha avuto un incidente banalissimo, cadendo dalle scale ha sbattuto la testa e qualche giorno fa è venuta a mancare. Mamma mia, ci uniamo alle condoglianze terribilmente per questa cosa. Un'altra notizia poco carina che mi è arrivata sempre tramite messaggio, purtroppo un mio amico mi ha chiesto se gentilmente potevo mandare in onda le immagini di suo cugino che è scomparso, ne parlano anche in altre trasmissioni, anche a chi l'ha visto ne stanno parlando molto. Io adesso, se dalla regia manda le immagini del ragazzo, il nostro regista, io do qualche indicazione. Il ragazzo si chiama Simone Papadia, è di 22 anni, di origini brindisine. Vive da solo a Milano da qualche anno e negli ultimi periodi si spostava tra gli ostelli della città. Mercoledì 24 aprile ha denunciato il furto di tutti i suoi effetti personali, tra cui documenti e cellulari. Da allora più nessuna notizia. In passato Simone ha lavorato anche a Cattolica in un negozio di bici. La famiglia è molto preoccupata e chiede la massima condivisione. Il caso è seguito, come dicevo, anche da chi l'ha visto. Chiunque ne avesse notizia può contattare questo numero 331 20 17 414 che è gestito direttamente dalla famiglia del ragazzo. Do qualche nozione anche se stiamo vedendo le foto: età 22 anni, statura 1,78, occhi castani, capelli castani, come segni particolari ha numerosi tatuaggi, tra cui il volto di una donna sulla spalla destra, un lupo sul braccio destro, un tribale sulla gamba sinistra, una luna sul polso sinistro e dei numeri romani sul braccio sinistro. Porta sempre l'orecchino, è scomparso da Milano il 24 aprile 2019, pochi giorni fa. Quindi chiunque avesse delle notizie può anche chiamare al nostro numero, che è quello che vedete in sovraimpressione. Quindi è televisione di servizio anche questa, cioè non è... sono brutte notizie, purtroppo, ma purtroppo interrompe un po' la voce. Ho visto che ti sei emozionata. Sì. Comunque, invece adesso presentati. Ok, adesso andiamo avanti un po'. Prendi fiato, ecco, esatto. Quindi... E parliamo dell'ospite di oggi, che forse un po' si può collegare a queste vicende, perché quando succedono queste cose ci si avvicina alla fede. La fede può aiutare a superare certe difficoltà, anche tragedie, però questo vorrei ne parlasse meglio il nostro ospite di oggi, che è un cantante e ci racconta la sua storia, Angelo Maugeri. Ciao Lidia, ciao, grazie a voi per questo invito e per questo tempo insieme. Grazie a te Angelo, qui. Finalmente devo dire, perché sei impegnatissimo, sì, tra tour, infatti mi dice sì dai, lo trovo uno spazio per venire, mi dice. No, carinissimo, ce l'abbiamo fatta finalmente. Poi sì, personalmente non ti conoscevo, ma
so che sei un grande artista perché il mio amatissimo Sammy Varin, che saluto, ti ha avuto sempre ospite da lui in radio, quindi insomma sei stato ben raccomandato. Sì, beh, Sammy è un caro amico ormai da vari anni e sono belle queste connessioni che si creano poi, no, nel tempo. Quindi. Sì, io per fortuna con Sammy sono rimasta in buoni rapporti, in buona amicizia e spesso ci scambiamo gli ospiti, ci teniamo in contatto su questi artisti. Bene, bello. Allora, questo. Ti va di raccontarci un po' perché parlavo di fede all'inizio? Sì, sì. Beh, parlavi di fede perché effettivamente la fede è un punto centrale, un po' della mia storia, è un po'... E lo spartiacque, no, della mia vita, della mia storia. Io sono nato 35 anni fa a Palermo in una famiglia cristiana, devo dire, anche se dopo qualche anno, insomma, dalla mia nascita avevo soli 4 anni, ha vissuto un momento di crisi a tal punto da arrivare alla separazione dei miei genitori, che questo purtroppo accade troppo spesso. Però certo. Anche troppo spesso, oggi purtroppo. Oggi molto di più rispetto magari a quando eri piccolino tu. È vero. All'epoca si viveva anche diversamente. All'epoca faceva notizia. Faceva notizia, poi era vissuto diversamente anche dai bambini. Oggi per i bambini purtroppo, è una cosa normale. È una routine, purtroppo. Però ecco, nel mio caso, quell'avvenimento ha causato un forte trauma che è stato con me nella mia vita, mi ha accompagnato per 8 lunghi anni, che è stato quello della balbuzia. Io non so come mai, ma ho preso questo evento proprio così tanto male. Giustamente. Certo. Un evento difficile, certo. Ovviamente, che 4 certo, anni, insomma, certo. Hai bisogno delle figure più importanti, no? Il padre e la madre, certo. In quel momento vicine. Quindi mi sono trovato in questo grosso disagio, quindi per 8 lunghi anni con questo problema della balbuzia. Quindi io più provavo a parlare, più balbettavo, più a volte anche a scuola ero vittima di bullismo, quindi ero diverso dagli altri, gli altri mi facevano sentire diverso da loro e quindi passavo queste situazioni interiori molto difficili. Solo per raccontarvi un piccolo aneddoto, quando l'insegnante, la maestra, mi interrogava per dimostrarle di aver studiato, io su un foglio di carta bianco scrivevo le mie risposte, proprio per evitare il dialogo, evitare la risposta. E quindi io portavo sempre un foglio di carta bianco con me, lei mi faceva le domande, io su questo foglio di carta bianco scrivevo quelle che secondo me fossero le risposte. Ma era solo una cosa scolastica nel parlare con l'insegnante o proprio tu... Non era quindi una questione di balbuzia, forse proprio non volevi parlare. Un blocco. Sicuramente il provare a parlare, quindi il provare a esternare le mie emozioni, mi portava un blocco, quindi nel momento che io provavo a parlare avevo questo tartagliamento, no? questo blocco, e di conseguenza questo blocco portava a sua volta, dice forse è meglio parlare poco, stare zitti, infatti poi anche musicalmente è nato un po' così, perché mi sono preso in braccio una chitarra e mi sono sfogato sullo strumento, non riuscendo. Per quanto tempo è andato avanti questo 8 blocco? Anni. Dai 4 ai 12 anni, che tra l'altro vivevo ancora a Palermo, in provincia di Palermo, Ficarazzi, un paesino vicino. Un paesino e lì, diciamo, è stato un po', sono stati quegli 8 anni un po' difficili. Però ho avuto 8 anni comunque particolari perché ho avuto mia nonna vicino che mi ha cresciuto. Di solito sono le nonne che tamponano queste situazioni quando sono attive, ovviamente. La nonna materna è stata sicuramente di grande aiuto per la mia vita. Beh, ti sei ripreso bene però, dai. infatti, proprio questo volevo capire quando e come è avvenuto lo sblocco. Lo sblocco è venuto a 15 anni. Io da 3 anni già mi trovavo in Nord Italia, a Piacenza. E mia nonna in tutti quegli anni mi consigliava sempre un percorso spirituale, mi diceva sempre perché non provi a credere in Dio, la fede, credere che magari lui può darti una mano, può aiutarti. Tu fino a quel aiutarti. Momento che rapporto avevi con la fede? Da quel momento era uno scontro, perché ovviamente vedevo mia nonna che mi parlava di fede, magari mi portava in chiesa, cercava di darmi quei valori cristiani, no? Per farmi crescere al meglio, no? Secondo il suo punto di vista, ovviamente. E io invece volevo vedere la risoluzione dei miei problemi, no? Dice perché quindi se dicevo, c'è non mi ha aiutato a fare. Esatto. Di solito è la frase che dicono tutti quando. E questa è stata la mia frase, no? Se mia nonna dice che Dio esiste, che Dio c'è, che può risolvere i miei problemi, perché io ancora 8 anni ho sempre questo problema, ho sempre questo trauma? E così
lei un giorno mi dà questo consiglio, mi dice prova ad affidarti a lui, quantomeno prova a fidarti di lui, prova a intraprendere questo percorso e vedere se funziona, no? Vedere se. Allora ho constatato che è vero, noi tante volte nella nostra vita magari abbiamo detto, no? Dio dov'è, Dio se c'è, però tante volte invece dovremmo provare anche a dire cosa sto facendo io in base a quello che Dio mi chiede di fare, no? Attraverso magari la Bibbia, attraverso i suoi insegnamenti, attraverso i consigli che lui ci dà. Quindi io tante volte poi mi sono chiesto, è vero, io dico magari Dio dov'è perché non vedo la risoluzione, ma cosa sto facendo io? Mi sto avvicinando a lui, sto facendo qualcosa che mi può portare alla soluzione, no? Infatti dopo ho cercato di dare una disponibilità del mio cuore, ho detto vediamo, no, se mia nonna ha ragione. No, nel consiglio che mi sta dando, e quindi da lì è iniziato un po' il mio percorso e pian pianino ho visto realmente, ovviamente per quello che è la mia storia, la mia testimonianza, ho visto che questo percorso mi ha portato grossi benefici, mi ha portato tante buone soluzioni e quindi degli sblocchi, Ma il percorso nel concreto in cosa consisteva? Il percorso nel concreto consisteva intanto nel leggere la Bibbia. Io ho scoperto nella Bibbia, che per tanti è un libro storico, un libro, ho scoperto che, personalmente, sempre parlando, ho scoperto che invece è un manuale, per me è un qualcosa che invece è vivo, qualcosa che va bene per tutte le epoche, per tutte le età e per tutte le situazioni. Ancora oggi io leggo la Bibbia, ancora oggi a distanza di 20 anni ritrovo nella Bibbia un po' il mio GPS, no? Il mio navigatore che mi indica la strada. Ti perdi un attimino. Esatto, siamo un attimo lì, aspetta. Okay. Questo. E ovviamente poi quello che mi ha dato una grossa mano è stato anche l'avvicinarmi concretamente a Dio, anche a livello di preghiera. Quindi io, diciamo, ho iniziato un dialogo personale con Lui, senza intermediari, nel senso senza, semplicemente io e Dio. A tu per tu ho aperto il mio cuore, ho parlato con Lui nel mio intimo e ho detto se tu esisti voglio iniziare a conoscerti. Devo dire che è bello sentire un giovane bello. Che parla così, perché generalmente i ragazzi adesso sono tutta un'altra storia proprio, non hanno una credenza, non hanno una linea di guida, e quindi invece un ragazzo giovane che si è avvicinato in questo modo e dovrebbe essere di insegnamento ad altri. Ma poi non solo, diffondi anche questo attraverso la musica. Mentre oggi appunto i giovani fanno musica un po' da bulli, da fighetti, no? Trasmettendo messaggi anche non positivi, sbagliatissimi. Meno male, per fortuna c'è chi trasmette anche dei valori e degli insegnamenti giovane come te, ai giovani quindi che ti ascoltano. Credo che la musica sia uno strumento importante di comunicazione, veicola tanti messaggi. E quindi come tale, proprio perché personalmente nella fede ho trovato la mia svolta, no? La soluzione ai miei problemi, ho cercato di vedere questo dono che ho ricevuto come un veicolo per poter portare i messaggi per cui credo, e quindi messaggi positivi. Quindi diciamo che la fede ti ha spinto a comunicarlo tramite la canzone, praticamente. Sì, anche una forma di gratitudine, no? A Dio, perché oggi riesco a comunicare e non più semplicemente ad ascoltare, ma anche a comunicarlo con la voce. Vabbè, io credo che chi fa un lavoro come il nostro abbia il dovere morale di trasmettere cose giuste. E positività soprattutto. Esatto. Sì. E noi lo facciamo magari portando un po' di simpatia, certo, un po' di allegria alle nostre massaie, che non abbiamo salutato ancora oggi, è vero. Le nostre massaie che ci ascoltano, e chi fa musica attraverso la musica anche lanciare dei messaggi positivi. Però io sono curiosa a questo punto, Stefano, di sentire qualcosa. Dopo andrà avanti a raccontarci cosa hai programmato. Cosa bolle in pentola, come dice Sammy. Di proprio modus, se la vede lei. Io ogni tanto rubo le frasi, adesso lo faccio anche da te Stefano, io assorbo, imparo da te, però ho i ricordi del mio amatissimo Sammy, lui dice sempre cosa bolle in pentola. Cosa bolle in pentola? Sempre così. Cosa ci proponi? Beh, abbiamo messo in regia insomma alcuni video e un paio di brani, quindi allora, che partiamo preferite. con un video. Quindi non so cosa c'è in scaletta. Possiamo quindi magari partire con Come Loro, che racconta un po' la mia storia di bullismo, vittima, quindi può essere sicuramente collegabile alla mia storia. Okay. Perfetto. Lo guardiamo e dopo lo commentiamo.
di una persona può essere sconvolta in un secondo, a volte anche meno. Basta un gesto, uno sguardo, una parola. Mentre gli altri giocano a chi mi fa più male, io ho imparato a sopportare i loro sguardi, i loro dubbi, i loro insulti. Li farò crollare tutti. Non c'è niente di sbagliato in me. Non permetto che dicano il contrario. Non c'è niente di sbagliato in te. Non c'è mai stato. Proveranno a ferirci o a strapparci le ali. Siamo voci fuori dal coro, ma non saremo mai come loro. Non vedi nel mio sorriso la somma degli schiaffi che ricevo. Il cuore mio è un soldato, non si arrende, ogni volta si difende. E mentre gli altri giocano a chi mi fa più male, io ho imparato a perdonare i loro sguardi, i loro dubbi, i loro insulti. Li farò crollare tutti. Non c'è niente di sbagliato in me. Non permetto che dicano il contrario. Non c'è niente di sbagliato in te. Non c'è mai stato. Proveranno a ferirci o a strapparci le ali. Siamo voci fuori dal coro, ma non saremo mai, non saremo mai. Il mondo mi rallenta ancora, la sua ignoranza cresce, ma conosco le sue maschere. Le farò crollare tutte, non c'è niente di sbagliato in me. E non permetto che dicano il contrario. Non c'è niente di sbagliato in te, non c'è mai stato. Siamo voci fuori dal coro, ma non saremo mai, non saremo mai come loro. Mi ha emozionato, ti dico la verità, bello il video. Poi noi commentiamo mentre guardiamo il video, lo tartassiamo di domande, raccontaci, spiegaci. Però... Che, quindi praticamente c'hai mezza famiglia là dentro, ci stavi dicendo. Mi sono chiesto, scusa, dopo 15 anni di videoclip, no? Dove figurati sono finiti, insomma, non c'erano più. Ho detto, ma perché non, insomma, ho un bel nonno. Ho una bella figura, un bel signore. Ho una bella, due belle sorelline, insomma, nel video. Qualche amico, insomma, e allora l'ho messo insieme a Piacenza, in questo bellissimo borgo medievale. No, ma è bellissimo anche le croci a modo di lucernario, praticamente, sì. Che quelle sono fatte nel muro. Sì, esatto. Molto bello. Fatto molto bene. Mi piace sempre raffigurare la croce spoglia, questo è un po' il mio... Sì. Mi piace tanto questa immagine. Della croce senza l'immagine. Senza l'immagine. Ma hai letto, stamattina leggevo addirittura che qualcuno nella cabina elettorale dei ballottaggi ha messo lo scotch sopra il crocifisso. Sì. Ma roba dell'altro mondo. Cioè, sì, stanno succedendo un po' troppe cose strane. Strane, sì. Vabbè, comunque mi dispiace, insomma, io sono sempre... Ognuno ha il diritto, certo, di parlare, di esprimere, di dire la propria. Mi dispiace quando vedo i valori, i pensieri, no? Che poi qualsiasi tipo di pensiero essere soppresso o essere nascosto o messo da parte mi dà fastidio. Però d'altronde è inevitabile, in questo caso la croce sicuramente scuote molti animi e fa rumore su Facebook stamattina, quindi sì. per questa cosa sì, qui certo. e fa rumore sia per chi ci crede sia per chi non ci crede, perché comunque per chi non ci crede può essere comunque storia, e la storia c'è e rimane. Per me personalmente, oltre che storia, è
è vita ed è attualità, certo, anche perché mi accompagna nel mio stile condivido di vita. Condivido perfettamente. Ogni giorno. Anch'io, però, essendo da credente, cioè a me vedere uno che mette lo scotch sopra un crocifisso piccolino, per giunta era una cosa, una miniatura, cioè mi è sembrata una cosa assurda. Ecco perché la cosa che dico sempre, al di là comunque dell'oggetto, nessuno potrà nascondere o sopprimere o portare via quello che invece quella croce rappresenta, quello che quella croce dà attraverso i suoi valori, no? Quindi, certo, quei valori, al di là che possano essere esposti in un'immagine, io ho i cappellini ad esempio con sì, la croce. Sì, infatti ti volevo chiedere, esatto, sei venuto senza cappellino. Senza cappellino, che ho detto in televisione, mettiamoci un attimo. Però ovviamente uno può sicuramente mettere un'immagine, ma quello che più conta al di là dell'oggetto è che tu possa trasmettere e far vivere i tuoi valori attraverso le tue azioni, le tue parole, certo, e il tuo modo di essere, credo che poi sia ancora più importante, no? Del simbolo. Quello non possono coprirlo. Del simbolo, esatto, quello nessuno potrà... Diciamo, tu, il tuo avvicinamento alla musica, ma hai fatto tutto da autodidatta praticamente. Inizialmente sì, inizialmente suoni sì, anche perché degli strumenti, suono, no? La chitarra, sì, inizialmente sì, perché è nato più come ho detto prima, un senso di sfogo, no? Quindi prendevo questa chitarra, cercavo dei tutorial, ai tempi non c'era niente, YouTube, cosa, c'era nulla, quindi cercavo attraverso i libri di imparare un pochino. Dopo, quando ho compreso che oltre a una questione emozionale c'era dietro anche comunque lo vedevo anche come una forma di vocazione, una chiamata, e ovviamente anche dopo una professione, anche ovviamente ho dovuto fare le cose fatte seriamente, quindi sono andato alla Lizard, che è un'accademia, tra l'altro c'è anche a Milano, è un'accademia, lì ho studiato e mi sono formato per poter essere ovviamente più credibile possibile, no? Perché, certo. Ma tornando al brano, mi dicevi qualcosa riguardo Sanremo, no? Sì, come loro, io collaboro, sono sotto etichetta discografica, un'etichetta di Roma, i Cantieri Sonori, che tra l'altro sta facendo un lavorone molto importante a livello nazionale, scrive per tanti artisti importanti in Italia, e quindi attraverso il mio produttore Marco Canigiula, lui mi ha proposto, dice, perché non porti la tua musica, il tuo pensiero, insomma il tuo credo a Sanremo, chissà, possa essere insomma un messaggio che a loro possa interessare. Non è andata, diciamo, più finale, però anche il fatto che qualcuno abbia ascoltato, insomma, quello che ho da dire, che non siano stati milioni ma che sia stata una decina di persone, mi fa piacere a prescindere. Parlate di me, ma basta che parlate. Ma no? Devi metterci le parolacce, devi lanciare messaggi sbagliati. Non va bene. Sì, viene preso il bacchettone perché parla. Sì. Cioè, per quanto poi in questo brano racconto comunque una situazione molto importante e molto attuale come il bullismo. Quindi, certo, infatti, nel video abbiamo inserito dei giovani, adolescenti, famiglie, lavoratori, ognuno nel suo ambiente, nel suo ambito, può essere vittima di bullismo, e quindi pensavo insomma che potesse essere un messaggio fare breccia. Il testo del video mi è piaciuto molto perché è profondo, cioè devi ascoltare, sì, le canzoni, non puoi, io lo ripeto sempre, no? Per esempio nei giorni di Sanremo io non lo vedo mai, perché le canzoni le devi sentire con calma, sì, dopo, per assimilare e capire. Quelle serate lì c'è solo un gran macello di parole, musica, sì, e alla fine ti si confondono le idee in testa. Invece pian piano dopo uno si ascolta le canzoni singolarmente. Almeno a me piace studiare i testi. Dispiace che ci sia sempre questa ricerca la cosa che a volte mi fa un po' male è il fatto che tutto quello che una volta era normalità adesso è anormale, e tutto quello che apparentemente oggi sembra anormale, esatto, invece è normalissimo. Per me non è, tra virgolette, non era normale che in televisione si dicessero parolacce o si usasse un linguaggio del genere. Oggi è il contrario, oggi se tu non lo fai, usi, sei diverso. Esatto. Non ti hanno preso per, cioè, hanno censurato ai tempi passati, quando io ero ragazzino, canzoni che non erano affatto volgari, ma c'era una parola, neanche, sì, una parolaccia, una parola che poteva alludere, dare il doppio forse. Sì. E allora però, se noi notiamo nel mondo le canzoni italiane,
che hanno fatto la storia, che ancora oggi si suonano in tutto il e mondo. Si ricordano. Ancora, sono brani non di 3-4 anni fa o di 7-8 anni fa. Diciamo sempre, noi sono brani che raccontavano una storia, una tradizione, un è linguaggio. Anche vero che, e rimangono ancora tuttora adesso. È anche vero che una volta i cantanti erano quelli, ma non venivano fuori ogni anno di nuovi. Adesso invece tantissimi ogni anno, ci sono tantissimi giovani e purtroppo alcuni che non meritano secondo me, mentre altri come te Angelo o tanti ospiti che abbiamo avuto qui che non riescono a fare il salto di qualità. Il talent purtroppo personalmente non ha portato dei grandi benefici, li ha portati a breve termine. Oggi sicuramente c'è più possibilità di andare in televisione, c'è più possibilità di fare un disco, però c'è meno possibilità di fare un percorso, una carriera, un progetto. Oggi hai la possibilità di andare all'X Factor, ad Amici, a The Voice, ma hai molta più probabilità che duri un anno, due anni e poi nessuno si ricorda. Quelli usciti dai talent che sono rimasti sono pochissimi, non è che cioè da tutte le migliaia di persone. Sicuramente aiuta, ti dà la possibilità di far conoscere il tuo talento, però allo stesso modo è sinonimo di carriera breve. A proposito di talent, hai mai partecipato? Perché? Se sì, se no, perché? No, io personalmente ho partecipato attraverso la mia etichetta appunto solo esclusivamente alle selezioni di Sanremo. Perché? Perché è l'unico format, è l'unico contest dove presenti il tuo prodotto, presenti il tuo progetto, presenti la tua musica, presenti il tuo messaggio. Gli altri no, gli altri devi cantare quello che ti dicono e ti chiedono di cantare, quindi il mio desiderio non è tanto quello di far conoscere un eventuale talento, perché magari io posso piacere ad alcuni, certo, ad altri no. Assolutamente. Io quello che vorrei far conoscere è quello che ho nel cuore, il messaggio, e vorrei condividerlo, e quindi se non mi si viene data l'opportunità di farlo, ti tappa le ali. Non mi interessa, sì esatto, non mi interessa, perché il mio obiettivo Non è quello di far successo per un proposito personale, no? E crescere come Angelo Mogeri personalmente, ma piuttosto far conoscere un po' la mia storia, la mia fede, Dio, quello per cui credo, insomma, questa per cui passione. Vivo. Cioè, questa è pura passione di quello che tu fai, cioè nel senso che non accetti compromessi, no. E quindi vai avanti per la tua strada. Io faccio quello che è, se va bene va bene, esatto, se non io va faccio bene, quello ci riprovo. Che è. Se cresce bene, se non cresce bene, io credo sempre che personalmente una volta nei cioccolatini scritto nei boeri, no? Io dico sempre personalmente la mia vita e io credo sempre che nelle sue mani, quindi quello che lui decida, scusate, sia il meglio per la mia vita. Io lo accetto e va benissimo, che sia per me poco, che sia per me tanto, non importa, so che lui ha preparato il meglio per me, tu quindi pensi lo accetto. Anche che le difficoltà possono essere un motivo di rivalsa o comunque una possibilità di fare di più, cioè tu la vedi così magari quando capita qualcosa di che ti tappa un po' le ali. Brava, hai detto una cosa molto interessante, io ho sempre visto nella vita, forse perché le ho vissute in primis, le difficoltà non come un ostacolo ma come un'opportunità. Certo. E quindi credo che tutte le difficoltà che possiamo attraversare nella nostra vita non siano per forza degli impedimenti, ma anzi siano delle opportunità dove noi possiamo crescere, migliorare noi stessi e migliorare anche il contesto in cui noi ci troviamo. E quindi credo che sia fondamentale questo, quindi quando affronto una difficoltà, perché ovviamente anch'io come tutti quanti affrontiamo ogni giorno delle difficoltà, ecco, è l'attitudine con le quali le affronti che credo possa cambiare anche la difficoltà stessa, perché se la affronti già partendo sconfitto o battuto, le perderai per Diciamo che la difficoltà è uno sprono a fare di più, a migliorare, non può essere sempre bianco e non può essere sempre nero. Quindi, Poi ci saranno sicuramente momenti belli, infatti quello che dico sempre anche nelle mie serate è che io preferisco essere gioioso che felice, no? Perché la felicità è un frutto dell'anima, no? Oggi sei felice, domani sei triste, oggi la felicità è un momento, ma la serenità, la pace, la serenità, la gioia che hai nel cuore, è una sensazione, anche se il viso a volte non riesce a trasmetterlo, ma nessuno te lo può togliere, Vero. No? Dove fai le tue serate? Io ovviamente in base agli inviti che ricevo, in base a dove, ma quindi come dico, locali piuttosto che un po' di tutto, ovviamente alla base per la maggiore sono delle comunità, delle chiese, delle realtà cristiane.
e poi da lì invece si vanno anche a volte dei teatri, degli auditorium, delle piazze in questa stagione, in base alla stagione. Ad esempio in questi giorni che sei stato super impegnato da non poter venire da me in trasmissione, poi giri d'Italia, dove sei stato, cosa hai fatto? Sì, beh, arrivavo quando mi hai inviato la prima volta, ero in Brasile, ti ricordi, fino a metà marzo, quindi ero un mese fuori, ovviamente non potevo, ho fatto un tour a Rio de Janeiro e San Paolo. Poi da lì siamo rientrati, abbiamo iniziato un po' il percorso nazionale, anche perché il mio nuovo album è uscito da poco, Costruire, e quindi è il momento un po' più forte. E quindi siamo stati in Liguria, in questi giorni, a Roma, a fine mese saremo alla... Proprio mi diceva che torno dal Brasile, mo vado qua, mo vado là. Molto interessante, la festa del noi barbecue. Siamo qua quando vuole. La festa del barbecue, organizzato da una comunità cristiana molto interessante, 28-29 giugno a Roma, e si farà in questo spiazzale, una bella piazza, molto molto carino. Però ogni settimana, sabato saremo in Svizzera, a Bioggio, venerdì a Verona, insomma, domenica a Lecco. Eppure magari non conoscendo questo mondo, dice il mondo cattolico, il mondo della Chiesa, no? Non è, invece questo genere è molto seguito a quanto pare. Non è la fascia d'età che ti segue maggiormente? Ma devo dire, diciamo che nei miei CD cerco di mettere sempre un po' di tutto, quindi ci sono anche degli accenni alla musica rap, hip hop, rock, pop, cerco di spaziare più generi per abbracciare più fasce d'età possibili. Generalmente forse chi ti ferma di più, la vecchietta, il bambino, la ragazza? 25-30 anni. Un po' la mia età. Il tuo target, sì. Io dico 35, insomma, un po' il mio target, perché beh, bello. Non è la musica trap, no, che va per la maggiore oggi per gli adolescenti, però allo stesso tempo non è neanche magari quella musica popolare anni 90, che magari può piacere di più. Sicuramente da oggi avrai tutta la mia famiglia di fans in più, a partire da mia nonna, mia zia, purtroppo hanno più di 30 anni, però sicuramente loro da adesso ti seguiranno tutte. A me quello che fa piacere non è tanto la fascia d'età, ma è due orecchie e un cuore pronte ad ascoltare quello che ho nel cuore. Anche perché ascoltare ma è capire, cioè è assimilare, perché tu mandi dei messaggi con queste canzoni e quindi non è la gente che recepisce, questo è quello che secondo me è la tua soddisfazione, quando vedi che la gente recepisce quello che tu dici. Sì, io per la maggiore ho fatto, ovviamente scrivo anche brani contestualizzabili più all'interno di una chiesa, quindi magari dove si cantano la domenica, no, assolutamente, però per la maggiore ho sempre cercato di scrivere e condividere dei messaggi che possono abbracciare anche a chi non crede, magari anche a chi è in un momento dove non è proprio registrato, no, a livello personale, però allo stesso tempo poter trovare in quei messaggi, guarda, però effettivamente... La musica è sempre un po' così, ci si ritrova, sì. Ci si rispecchia sempre. E anche i valori cristiani per cui credo, insomma, abbracciano tante realtà, tante situazioni, come può essere il perdono, l'importanza delle scelte. C'è mai stato qualcuno che, o scrivendoti oppure dicendolo di persona, ti ha detto guarda, grazie a quello che tu hai detto, o grazie alla tua musica, grazie a quello che fai, ho superato un ostacolo, oppure vedo la vita in modo diverso, non lo so, qualche messaggio che ti ha detto sì adesso vado avanti perché ricevo questo feedback. Sì, e devo dirti che anche è la cosa più gratificante, più bella che possa ricevere, perché al di là di un messaggio del tipo sei bravo, bella voce, la canzone mi piace, bellissima, questo sì, magari lo puoi ricevere, fa piacere a livello artistico, perché produce, ovviamente hai bisogno di qualche riscontro anche per capire se quello che stai facendo piace o no. Però la cosa più importante è sapere che la tua vita non sia solo appunto l'aspetto artistico, professionale, musicale, ma che sia proprio un dono che possa aiutare gli altri. Componi tutto tu, anche la musica? Sì, tutto io, insieme a Marco Canigiula, che è il mio produttore, e da 12 anni lavoriamo in duo. È un nome che ho sentito, quindi... Sì, lui ha fatto Sanremo nel 2004, André, nome d'arte André, l'anno che ha vinto Marco Masini con L'Uomo Volante. Lui era arrivato, insomma, era big, era lì. E quindi tu eri piccolino all'epoca, io mi ricordo, mi sembra 15 anni. Lui aveva 16 anni, io ne avevo già nel 2004, ne avevo 20. 20, sono dell'84 e quindi tra l'altro fra i messaggi, fra le cose più importanti che sono successe
in relazione alla tua domanda, proprio una ragazza che un giorno, ai tempi c'era MSN, no? Se ricordate, tipo il WhatsApp sì. attuale. Ecco qual era, che ne parlavamo l'altra volta e dicevamo, ma cos'è che era? Non era esatto. Hotmail? Era ecco, MSN. MSN, che era poi il WhatsApp attuale, sì, sì. no? E c'era questa ragazza che aveva ascoltato un mio brano, del mio CD del 2009, quindi insomma... è un bel po' di CD all'attivo. Sì, 12. 12, ah. 2005, è iniziato il 2005. Quindi nel portarlo uno che lo faceva vedere, no? Ce l'aveva in macchina. Vabbè, è giusto la suspense, così andiamo su YouTube e ti andiamo a cercare. È vero, è vero. E quindi questa ragazza mi dice, sai Angelo, addirittura sta pensando al suicidio, è una ragazza di 18 anni, voleva farla finita. E cosa mi consiglio? Gli ho scritto quello che pensavo, gli ho fatto ascoltare questo brano. 3 mesi dopo me la sono trovata nel mio concerto. E lei mi dice, sai Angelo, vorrei scoprire anch'io come nella tua storia, quei valori, non solo ho deciso di non farla finita, ma ho deciso di iniziare una nuova vita, a vivere realmente. E quelle sono storie per cui dici, se la mia vita è servita indirettamente per sì. salvarne un'altra, questo vale molto di più sì, di un mi piace sì. su Facebook o una pacca sulla spalla o un abbraccio, che ovviamente fanno piacere, come sì, ho detto certo. prima, però non è la priorità e non può esserla, perché sennò insomma è pochezza. Ti faccio una domanda provocatoria: hai mai pensato di dare i voti e andare in seminario o cose del genere? No, io anche se ti vedo proprio molto come catechista, non lo so, molto... No, io personalmente sono nato in una realtà cristiano-protestante, quindi più sull'aspetto evangelico, un po' meno cattolico, però ho imparato a non fare mai troppe distinzioni. Mi piace più parlare di cristiano, perché credo che i valori che Gesù ha insegnato, il cristianesimo vero e proprio, non debba avere troppe barriere o troppe denominazioni, sì, sì. ma credo più al cristianesimo come uno stile di vita, non come una religione da abbracciare, ma proprio come uno stile di vita. Oppure lo stereotipo della domenica, tutti a messa per forza, cioè tu no, devi andarci, no, no. tu in chiesa ci devi, almeno io me la penso così, io vado quando mi sento, sì. entro, sto lì. E io credo che venga naturale, se tu credi in questi valori esatto. ne vai alla ricerca, e quindi è un tutto susseguirsi degli eventi, no? Perché se tu segui, abbracci, un contesto, un tipo di stile di vita, cerchi di soprattutto di farlo perché lo senti veramente, non perché se no la gente poi cosa dice, ti vedono la domenica, ah, guarda c'era quello, non c'era quell'altro, specialmente nei paesini, no? Poi se posso dove sei nato tu, sì, in particolare, sì, sì, sì. Perché... quelle che vanno a messa escono e poi sparlano di tutti, cioè dico, ma se uno se lo sente lo fa, se devi andare a messa per far vedere che eri presente e poi non comportarti bene, secondo me è meglio che te ne stai a casa. Esatto. Infatti. E d'altronde è una grande verità. A me, per esempio, per tanti anni mia nonna, tra virgolette, no, mi imponeva di andare in chiesa perché lei pensava che ovviamente andando in quei luoghi potessi trovare, vedendo quei bambini, quei ragazzi, magari quella serenità interiore che avevano loro e che io non avevo, no? Invece la mia storia è cambiata, quindi fino a quel momento balbettavo e continuavo a balbettare. La mia storia è cambiata invece quando io personalmente ho deciso di fare una scelta, e quindi ho deciso certo. di abbracciare quei valori. È una cosa tua, che te la sei costruita tu da certo. solo, senza l'imposizione. È stata, esatto, io infatti per quello credo proprio a un rapporto personale, a una relazione personale, quindi non a un qualcosa di imposto che debba essere proprio scritturato in quel senso, devi fare, devi fare, devi fare, no, ma proprio abbraccio una relazione personale con lui, e quindi inevitabilmente porto avanti quello che lui stesso mi insegna. È bella questa cosa che hai detto, perché fai capire che tuo nonno non ti ha costretto, non ti ha obbligato, no. ti ha guidato. Messo al corrente, esatto, ti ha fatto conoscere, poi ha lasciato a te la libertà. Anzi, la cosa più bella è stato non quanto la sua imposizione, io ho abbracciato la fede proprio per l'esempio di mia nonna, non perché lei mi dice devi Bravo. Andare in chiesa o devi fare così, no, ma lei era il primo esempio, cioè lei mi dimostrava con le azioni, con le parole e con i fatti che probabilmente c'era, ma è così che un si Dio educa. Esisteva. È così che si educa. Non, perché se io ti dico devi andare in chiesa e poi in casa, esempio, ti urlo addosso, ti prendo a parolacce o faccio qualcosa che invece è contro i valori cristiani, certo. dico no, c'è troppa ipocrisia e incoerenza, allora certo. preferisco viverla personalmente. Invece mia nonna, devo dire che è stato un grande esempio di fede, lo è ancora tutt'oggi, anche per questo. Lei non mi ha mai imposto, ma me l'ha sempre dimostrato con la sua vita stessa. Una mentalità di giù. Sono sempre molto più le nonne giù, i paesini, poi, che ti ripeto, conosco queste realtà,
e quindi sono, diventano dei sì, cioè sono quasi maniacali, no? Sì. Quindi hai avuto una nonna di apertura mentale intelligente, notevole. Intelligente. Perché, intelligente. Credo perché anche lei comunque nel suo passato abbia vissuto delle situazioni forti e di conseguenza credo che quando passi dalle esperienze importanti della tua vita acquisisci forse una sensibilità maggiore a quello che gli altri passano e quindi non imponi più il tuo pensiero ma rispetti il pensiero altrui e quantomeno cerchi di semplicemente di dare dei consigli e di aiutare, perché credo che poi la base del cristianesimo ci sia questo, no? Ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi alla base è quella. Perfetto. Ci ascoltiamo qualcos'altro? Sono curiosa. Magari sì. Un pezzo, hai portato anche dei pezzi che canti qui oltre ai video. Facci sentire qualcosina. Abbiamo il gelato. Il gelato è qui, guarda, te lo passo. Ok. Cosa ci vuoi far sentire? Quello che la regia fa partire. A sorpresa, allora. Sì, a sorpresa. Vediamo. Allora. Segui la musica. Sì. Vieni un pochino più indietro. Ok, sì. Stavo vedendo infatti la... Ok. Di giorno in giorno io mi rialzerò e vincerò in una tela di mani, aspettando domani. E non accetto più lividi sulla mia coerenza, sulla mia coscienza, come un battito d'ali che servono in volo. Bisogno di credere alle cose più vere, alle cose sincere, quelle che ho il dovere di difendere da ora in poi, da ora in poi. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, su questo sasso io mi fermerò e ripenserò a quello che non avevo e a tutto quello che ora ho. Posso fare a meno di confondermi perché di te mi fido. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai. Io non sono solo ed apro gli occhi verso il cielo mentre soffri per tenermi in volo. Oltre le montagne volo verso quei giganti per combatterli, distruggerli. Grazie per la vita che mi dà ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, che mi dai. Bravissimo Angelo, molto scusa, coinvolgente. Io a te non piace, tra virgolette, quando ti dicono complimenti per la voce, ma sì. Complimenti per la voce, Angelo. Ma io grazie. Direi complimenti per tutto. Per tutto, sì, sì, però brani, adesso la voce proprio lo... molto emozionanti e trasmettono serenità, come lui è sereno, sì. Lui si vede che è una persona serena, come tutte quelle persone che comunque si avvicinano alla religione, le vedi sempre tranquilli, sempre persone... Come diciamo prima, quelle vere, che quelle lo fanno vere, veramente perché sono portate a farlo, non come quelle che escono da chiesa, chiesa e parlano del mondo, quelle no.
Effettivamente così, questo brano Grazie per la vita è semplicemente appunto un inno alla vita, un segno di gratitudine a Dio, credo che appunto la vita l'abbia creata lui e quindi come tale insomma ho semplicemente, in un momento tra l'altro dove non avevo chissà quali voglie insomma di ringraziare, ma un giorno svegliandomi mi sono accorto di essermi svegliato. E mi sono vivo. Accorto di che non è la sveglia che mi sveglia, perché a volte punto la sveglia e mi sveglio ugualmente, non certo. Punto la sveglia e mi sveglio ugualmente. Non è mia moglie o non è stato il vicino, il rumore, tante volte, eppure mi sono svegliato. È un meccanismo che abbiamo ogni giorno, ma che poche volte forse ci siamo soffermati a dire che non è così scontato. Esatto. No? Certo. Io chiudo gli occhi la sera e non è certo. Che è scontato, esatto. E quindi insomma quel giorno mi sono detto wow, forse non è un periodo idilliaco, però il fatto che mi sia svegliato oggi è un altro miracolo che si somma alla mia vita e quindi come tale voglio essere grato all'autore della vita, no? Certo. Beh, sì, quindi quando suona la sveglia non dobbiamo dire oh che palle è suonata la sveglia, no ma che bello, esatto. No, ma è vero, si chiama presente perché è un dono. E esatto, in famiglia hai coinvolto ovviamente, stavi parlando di moglie, quindi sì. anche tua moglie è così come trascinata da questa tua scia oppure? Sì assolutamente, da un anno e mezzo sono felicemente sposato, una donna brasiliana. Ah. E ovviamente credo che per... Ah, scusa, ma ci vuole la battuta, ma in tour in Brasile? Scusa! In Brasile ci ha fatto la spesa. Ci sono andato adesso, già era sposato. Quindi... Ok, ok. Si è andato a trovare i parenti. Sì. I parenti, no. Però devo dire che quando tu segui, ovviamente abbracci uno stile di vita, pensare di convivere, no, con una donna, quindi vivere da sposato con una donna, Che non li abbracci, beh, è impossibile. Diventa quasi complicato. Il matrimonio dopo un mese. Cioè non è... Quindi, inevitabilmente, quando sposi una persona, sposi anche, secondo me è anche il suo stile di vita. Assolutamente. Esatto, ma secondo me è una questione che attrai una persona uguale a te. Cioè, certo. Non è, deve essere per forza una similitudine nella coppia, perché sennò non potrebbe funzionare. Ci devono essere delle affinità, che non sia solamente sull'aspetto caratteriale, ma anche sul quotidiano, perché sennò insomma si rischiano situazioni sicuramente complicate. E per quanto riguarda figli? Non ancora, però siamo in trattativa. In cantiere. Ci stiamo lavorando, ecco. Occhio al cantiere che ti trovi pensionati fuori. Pensionati lasciamoli godersi la loro anzianità. Sì, ormai gira sta cosa che i pensionati sì, stanno fuori, fuori Facebook, cantiere, sì. Vengono fuori delle vignette che sono di cereali. Però anche lì, insomma, credo che se faccia parte di quello che, insomma, Dio ha preparato per la mia vita arriverà, altrimenti sì, la vivrò serenamente. Ovviamente io spero e mi auguro, insomma, il mio desiderio è quello di diventare padre, di esserlo, quindi se Dio vorrà, insomma. Tu non dai nulla per scontato, cioè tutto no. viene sì, tutto quello che deve accadere, quello come che diceva viene prima, lo prendo... sia di buono che di meno positivo, vuol dire che deve far parte della nostra vita. Della nostra vita, sì. Il nostro disegno, il nostro piano... Quindi tu hai cominciato tutto questo tuo excursus artistico, diciamo, dal trauma che hai ricevuto, quindi dopo gli 8 anni di inferno... Ho trovato il paradiso. Hai trovato il paradiso, c'hai pure le chiavi magari. A me piacerebbe, questa è una domanda un po' particolare, mi piacerebbe sapere se tu adesso incontrassi il bambino che eri, cosa gli racconteresti? Cosa ammazza gli dire? Mia, non lo so, ragazzi, ogni tanto... Famiglia, E solo la sua presenza mi sta trasmettendo queste... Però non so se hai capito la domanda. Sì, gli racconterei quello che ho condiviso attraverso il brano Come loro. Semplicemente quelle parole, non c'è niente di sbagliato in te, non c'è mai stato. Quelle sono frasi che ho realizzato oggi e che ho voluto condividere attraverso la canzone. Io pensavo di essere un errore, pensavo di essere sbagliato, pensavo di essere diverso dagli altri, quindi il mio handicap fosse proprio una differenza, una diversità dagli altri bambini. E invece, ecco perché lo canto e dico non c'è niente di sbagliato in te, non c'è mai stato. Quella può essere una differenza, che può essere, ma non ti rende diverso, non ti rende assolutamente diverso. E quindi sicuramente se dovessi rincontrare quel bambino, che a volte lo rincontro, no? Che non sono, tra virgolette, io, magari sono altri bambini di cui mi rispecchio, no? Che hanno vissuto il mio passato,
E a loro dico oggi: non c'è niente di sbagliato in te, stai sereno, vai avanti perché non sei anche perché tu l'hai vissuto in un momento che la parola divorzio era, cioè 30 anni fa, insomma, non era una cosa. Sì. Adesso pare che se ne fregano i figli. Cioè, non infatti, nella mia anzi, classe ero l'unico. Anzi, nella mia classe oggi ero l'unico. È meglio perché così papà fa una cosa in più per tenermi dalla sua parte piuttosto che la mamma. Comprano. Oggi veramente. Poi magari ci sono quelli no, che la dietro. Parola divorzio, cioè nessuno ero Italia l'unico. Poi. Nella mia classe ero l'unico. Adesso magari è l'unico che magari c'ha mamma e papà insieme. Sì, esatto, quello dicevo prima: le cose normali di una volta adesso sono normali e viceversa. E il fatto di essere l'unico della mia classe che viveva una situazione del genere, quindi esci da scuola certo. E vedi magari la famiglia unita, esci certo. O. Alla rappresentanza di classe, frustrazione, cioè... vai a parlare con la maestra o ci va il papà o ci va la mamma, a volte la nonna, e quindi inevitabile, certo. Che allora, poi nei paesini nel sud, poi, figurati, certo, specialmente. Io ho conosciuto gente che ancora tuttora, pur di non separarsi, subiscono sia lui che sì, lei, delle angherie pazzesche, però no, niente, è scandalo. La gente che dice. La gente che dice la gente, esatto, la frase che diciamo regna da Roma in giù. Sì. Anche lì ovviamente non sono d'accordo, no? Perché credo che alla fine certo. Il matrimonio debba essere una grande gioia e quindi come tale è un dono che Dio ci ha fatto e quindi se c'è amore fra le due persone, se c'è qualcosa che non va, bisogna dialogare, parlare e cercare in tutti i modi di risolverlo, no? Credo che sia la priorità, piuttosto che passare degli anni, come hai detto tu, certo, piuttosto certo. Che divorziare, dici no. Invece perché pensare al divorzio invece dire no, io voglio risolverla, perché se ho deciso di vivere tutta la vita, no, con questa persona al mio fianco, la amo e devo tenere sempre viva, accesa la fiamma dell'amore, quindi se qualcosa non va, litigi, discussioni, problematiche, se l'altra parte non fa il passo, devo farlo io perché ho preso un impegno, no? Perché il matrimonio è un impegno. Per esempio, in questi giorni i telegiornali non senti altro che coppie che si ammazzano l'uno sì. Con l'altro, ma in questi tre giorni ne sono morti tre sì, o quattro. Sempre. Accoltellati, ma, cioè, ma dove siamo arrivati veramente? No, no, cioè, no, non, no. Ma perché forse è anche vero, la gente non si avvicina alla fede, non ha buoni principi, non ha buona educazione, poi ci sono tante, troppe distrazioni, messaggi sbagliati, come dicevamo prima, invece sì, bisognerebbe avere più ragazzi. Si è perso un po' il valore tante volte, perché sì. All'epoca comunque anche chi non credeva, comunque anche chi non era credente, comunque alla base aveva un'educazione, aveva un rispetto del prossimo e non avresti mai distinto magari per assurdo un credente da un non credente, perché c'era comunque alla base un certo, senso di educazione, dalla fede, cioè, pudore, esatto, rispetto, pudore. Figli che mandano a fare sì, a quel paese sì, i genitori, cioè non, una volta se io mi fossi azzardato a dire scemo a mio padre, cioè, a parte che non è mai esistito, mio padre non mi ha mai toccato, ma cioè... Certo. Forse né io né mio fratello gliene abbiamo mai dato adito, quindi la famiglia equilibrata, ecco, non esiste, sì. Cioè io penso che non sta sparendo, sono pochissime. Molte volte, magari non è sempre così, ma credo che molte volte i figli, anche se non po' lo specchio dei genitori, no? Sì, assolutamente sì. Quando vivi in casa sono loro che ti educano. Ma come dicevamo prima, la radice. Come dicevamo prima, l'educazione non la fai dicendo non fare questo o fai questo, no, la fai dando esempio. Esatto. Non puoi dire... Non urlare se tu urlando, urli. Cioè non certo. Puoi dire non urlare urlando. Non puoi dire a tuo figlio di non dire parolacce se poi le se sente poi da te. Se poi tu le dici, bravo, le ascolta l'educazione da te. È quello che tu fai, tuo figlio impara a prendere educazione da te. È coerenza, no? È coerenza, esatto. È inevitabile. Quando sento dei figli, io non guardo i figli, guardo i genitori e guarda caso li trovo sempre rispecchio, no? Di quello che... Allo stesso tempo non significa essere severi all'esasperazione, perché se no il figlio peggio ancora poi quando non la ci fa sei... Sotto, Non è facile, non nessuno è facile. Vuole insegnare niente a nessuno, cioè anch'io sono mamma, ovviamente sbaglierò, però mia figlia le mie soddisfazioni a livello educativo me le dà, quindi beh, sono si vede contenta. Di essere una buona mamma. Spero, sì, me lo dico buona, da... Sì. sono buona. Ti volevo fare un'altra domanda, tipo quella di prima, volevi dire qualcosa? No. Stavi per... No, vi dico sempre, i figli appunto sono un po' il frutto, no, del comportamento anche dei genitori, quindi certo. Sicuramente...
delle soddisfazioni che tu prendi dai tuoi figli, certo, sono il risultato del tuo marito, avete trasmesso questi quotidiano valori a tua figlia. Un'altra domanda carina come quella di prima: siccome oggi con i social è facile rimettersi in contatto con gente, bambini, compagni di scuola di una volta, oggi è molto più semplice, ti è mai capitato di ritrovare queste persone, magari anche quei bulletti che una volta ti davano contro, e avere la tua rivincita? Sì, proprio qualche giorno fa. Ragazzi, ma io oggi ho... Fai le scarpe a Desiree, che oggi fai veramente. Qualche giorno fa ho postato su Facebook, sul mio profilo personale. E dopo diamo bene tutti i contatti. Sì. Adesso raccontami, dopo diamo i contatti. Sul mio profilo personale ho proprio raccontato che ho incontrato personalmente uno di quei ragazzi, di quei bambini, ragazzini, poi, che insomma mi bullizzavano. E i miei occhi l'hanno inquadrato come voleva dire, volevo sconfiggerlo, no? L'ho visto appunto col desiderio di sconfiggerlo, di riprendere un po' la mia rivalsa, no? La mia vendetta. L'ho guardato negli occhi e l'ho abbracciato. Che bella e lì mi sono accorto di ho vinto io, no? Sì. Di aver vinto io. Vabbè, ma siete anche cresciuti, insomma. Sì. Vabbè, però no, ma sei cresciuto, ho capito, però comunque una persona che ti ha fatto del male. Sì, assolutamente e sì. E sei veramente vincitore quando hai le armi per ferire ma non lo fai. Lì vuol dire che sei veramente in pace con te stesso. E tu pensi che l'ha recepito il messaggio? Cosa. Sì, assolutamente. Credo che il perdono realmente non libera gli altri, libera te stesso. Sì, assolutamente. Quindi credo che quando tu riesci a guardare in faccia un tuo gigante, un tuo ostacolo del passato, e tu riesci ad affrontarlo col bene, quindi abbracciandolo come ho fatto io, quindi facendogli capire non ho nessuna remora, non ho nessun rancore, ripartiamo, comunque non ho nessun problema con te, credo che lui, perché anche dall'altra parte chi fa del male comunque non lo dimentica. Anche se era un bambino non lo dimentica. E quindi forse a volte sono magari anche dei pesi che magari lui stesso si è portato ricordandosi di quello che mi ha fatto. Chi fa del male potrebbe anche essere i bambini che oggi magari sono bulli verso altri bambini, hanno anche magari subito del male, certo, magari dai genitori, magari da non so, parenti, sono vittime di una sono mancanza vittime. Secondo no? me chi si comporta male è perché a sua volta ha subito, io credo che si possa facile, essere sì, anche sì, così. Sì, problema... Quindi il senso di abbracciarlo, no, mi ha anche reso, tra virgolette, vincente personalmente in quel caso, perché è come se avessi detto a me stesso, allora sei libero, allora realmente, no, hai perdonato, allora veramente hai chiuso col tuo passato, non semplicemente dimenticarlo, perché poi uno può ricordarsi di nuovo. Dimenticare no, perché l'ostacolo ritorna poi. Certo. Certo. Invece in quel caso devi decidere proprio di lasciarlo andare, il passato, di superarlo, di mettere una vita sopra. Perché a volte il passato ritorna, come è successo, e quindi io dico sempre a mia figlia che la vita non è una linea dritta, che tu salti una cosa adesso, basta, no, non la incontri più. No, la vita è un cerchio, gira. I corsi storici. Oggi molli una cosa, non la fai, boh, risolto il problema, non è vero, ti si ripresenterà prima o poi. Quindi soprattutto non devi... gli ostacoli che tu non hai ancora superato. Bravo, non a devi volte dimenticare, dopo devi anni superare. Ti ritorna davanti proprio perché non l'hai superato e quindi fin quando Bravo. Non lo superi veramente, quell'ostacolo ti si ripresenterà. Mia figlia oggi non, ovviamente è finita la scuola, quindi non è andata, ma credo che oggi sia la lezione più importante della sua vita. Questo, qui e qui nel pubblico. Diciamo che l'ho vista molto credo attenta. Credo che oggi sia meglio della lezione di religione, scolastica. Sì, è teologia pura. Cioè. È mia figlia, sì. Ah, ciao. È mia figlia. Mia figlia e mia mamma. Tre generazioni ci sono qui in questo giovanissima. Momento. Giovanissima. Sì. Perfetto, io direi a questo punto di vederci un altro video suo. Scusa Stefano, non ci facevamo i cavoli nostri. No, vabbè, lo sai come gira il martedì qua. Oggi siamo seri. No, infatti, oggi siamo tra... ma è la tematica. La tematica più... che finché si scherza è un conto, ma quando si parla di cose serie, certo, è più che una lezione veramente di teologia che stiamo facendo oggi, perché si parla di valori che vanno oltre a certe cose e alle futilità che... Quindi oggi, insomma... Facciamo finta di essere persone serie, in realtà siamo dei pazzi. Noi siamo degli sconvolti pazzi che ridiamo dall'inizio alla fine. Il prossimo martedì mi collegherò perché sono curioso di vedere. So. Allora, dicevo, io direi di mandare il prossimo video che
piacere. Anche perché non so neanche che ore sono, non abbiamo la schermata, perché guardo così vediamo. E quindi niente, vai lì nella regia con, e anche un po' di pubblicità che ci sta. Sono le 13, Stefano, è volata già le 13, già un'ora, è volata già un'ora. Angelo, un'ora, un'ora è volata. Perfetto, quindi andiamo con il prossimo video. Mio amore è lui, la mia vita è solo lui, non mi importa se devo soffrire, ma sono vicino a lui, batte forte il mio cuore. Io, tra le braccia sue, le sue labbra sulle mie, e puoi fare ancora l'amore. No, non mi importa se un giorno dovrà finire. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Amore, un minuto è per dirti
Sei un artista, un cantante, hai un'orchestra, un duo o un trio, o vuoi farti conoscere ad un pubblico più vasto, vuoi fare conoscere la tua musica, partecipa alla trasmissione televisiva Musica Italiana Show. Chiama il numero 335-1722-406 per promuovere la tua attività Musica Italiana Show. Rieccoci rientrato in studio, che poi abbiamo ancora un po' di tempo da dedicare, e lo dedicherei alla musica. Alla musica, assolutamente. Alla musica, perché ovviamente lui ha portato dei pezzi, sono dei video veramente molto belli, molto particolari, i testi sono emozionanti perché ovviamente... La voce è quella che è, benissimo. Insomma, ancora una volta la Lidia ha colpito, cioè nel senso che io ho sempre detto, da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione, che ormai è un po' di mesi, Però oggi la mia regia non mi ha mandato la sigla. La mia regia, la mia adoratissima regia. Angelo ci ha mandato in crisi mistica. Prima era sparita, abbiamo detto ha avuto la chiamata, non c'era più. C'era la segna vuota. Va bene, dai, bisogna anche. Chiamo Angelo, ma non volo. No. Dobbiamo anche sorridere un pochino, visto che i temi seri bisogna affrontarli con serietà. Beh, un tema serio, ma comunque bello, che porta pace interiore, positività. Quindi assolutamente. A questo punto io lancerei il prossimo video di Angelo, che non so come ti sei... Sei di più. Vediamoci quest'altro sicuramente bellissimo video con bellissimo testo. E poi lo commentiamo insieme. Yes. Quante volte sbaglierai? La tua vita è una sfida. Quante scelte affronterai? Ogni dubbio lui risolverà. Come un padre che non perde la pazienza, che ti aspetta sveglio fino a notte tarda, e ti apprezza più di quanto non faresti tu. Ma sei di più di quello che conosci e che pensi davvero. Tu sei di più di quello che
te. Gli occhi al cielo in ogni circostanza e migliora più di quanto sia possibile. Ma sei di più di quello che conosci e che pensi davvero. Tu sei di più di quello che immagini. Camminavi nel buio, ma Dio ha scelto te. Non attendere che il tempo scorra via dalle tue mani, che la notte ti tormenti la paura del domani. Agisci adesso a testa alta e vinci la tua corsa. Sarà Dio a guidare i passi, la tua risposta. Non sentire più le accuse di chi ancora non comprende. Sembra meglio avere pace che avere ragione. Agisci adesso a testa alta e vinci la tua corsa. Sarà Dio a guidare i passi, la tua risposta. Ma sei di più di quello che conosci e che pensi davvero. Tu sei di più di quello che immagini. Camminavi nel buio, ma Dio ha scelto te. Lidia, Lidia Laudani, bella più che mai, da Tele Milano ti conquisterà. E lei la modella curvi, sex più che mai, da Tele Milano, sempre insieme a voi. Lidia, Lidia Laudani, sognare ti farà. Allora, grazie, grazie Carmine per questo regalo meraviglioso, grazie. Che, hai notato che ogni volta cambia? Sì. L'altra volta ha fatto scorrere le foto, adesso sì, il primo sì, piano sì, fisso sì, che è bellissima quella foto. Sì, che, sì, sì, grazie. Lei ha una fotogenia devastante, cioè è una cosa pazzesca veramente. Cioè, sono anche qui di presenza, quindi come per dire fa schifo, ma infatti viene bene. No, sempre così. Da fotografo deve parlare il linguaggio fotografico. Lei c'ha sempre la battuta pungente da dare. Ormai con Stefano c'è questo amore professionale innato. Renato, non sappiamo neanche come non è nato. Non sappiamo neanche come. Renato. Tutte le non ci ricordiamo niente. È nato e basta, ci siamo trovati qua. Infatti due domande, se non ci ricordiamo neanche come ci siamo. Meglio non darsi risposte. No, allora, veramente stavo dicendo ad Angelo mentre ascoltavamo il brano che è quello che mi piace di più tra quelli che abbiamo, sia come video sia come brano, la parte rap più sì, giovane, è più giovane, più, esatto. Sì, è più giovane come gli altri sono più seriosi, invece questo è più autobiografici forse sì. Anche. Quindi danno un senso più di non mistico, ma di pace. Bravo, no, è vero, mistico, bravo, gli altri bravo, sì, bravo, esatto, bravo. Questo è la più chiesa, terreno, vero? È vero. Quindi non è, questo invece è più frizzante, un sì, pochino più, sì. Più come dicevo prima, cerco appunto di spaziare proprio per ognuno possa ritrovare il suo gusto musicale in qualche brano. Io sono sicura che le nostre massaie che ci stanno seguendo. Abbiamo coniato sto termine ormai. Da quando Stefano ha detto salutiamo le massaie, non mi ricordo come le sì, detto, non ma mi basta, che è rimasto impresso questo termine, le nostre massaie che ci seguono. Sicuramente andranno sul tuo canale YouTube, vogliamo dirlo Angelo, qual è il tuo canale? Sì, youtube.com Angelo Maugeri, o c'è anche il canale Vevo, se volete, questi due canali, quindi Angelo Maugeri e Angelo Maugeri Vevo, quindi due canali YouTube, okay. E poi vai su Facebook, i social, sì, diciamo Angelo social. Maugeri Official, trovate anche Instagram ovviamente. Siamo presenti a Twitter anche, Twitter, però insomma. Quindi, cogliamo l'occasione per dare anche i nostri, i Stefano. Nostri, che ovviamente la pagina Facebook di Musica Italiana Show Trasmissione Televisiva, o Stefano Scala, che sono io, o Danilo Baudini,
E Lidia Laudani, però lei ha tradito, va su Instagram, non è... Lidia Laudani Official, io Official. Ho segnato... E quindi lei su Facebook disdegna? Sì, non... Facebook l'ho un po'. Ultimamente sta crescendo di più Instagram. Ma Instagram non ti dà possibilità di... Cioè, lì puoi postare le foto e basta. E basta, non, vero. Non mai... Devi condividere un link piuttosto che fai facile. Cioè, è meno polemico. Sì, ma io lo uso per esempio per divulgare delle cose. Su Instagram non lo puoi fare. Cioè, te è molto vero. Più limitato. È più istantaneo. Esatto. Che è quello che piace ai ragazzi di oggi. Sì, una vetrina. Fa cosa veloce. Poi voglio ricordare che questa puntata andrà in onda domani sera verso le 21 e questa sera o al massimo domani mattina sul nostro canale YouTube Musica Italiana Channel, quindi poi ti girerò tutti i contatti così puoi fare la tua promozione, perché ho capito lui che è un altro che si segue molto la sua immagine e appunto la divulgazione di quello che del messaggio nel che trasmetti. Nel frattempo stai infatti facendo la diretta su Facebook. Sì, è iniziata la seconda parte della diretta sul sei riuscito Facebook. A leggere al volo se ti hanno scritto qualcosa? Non sono riuscito perché no, il tempo di staccare e attaccare no, però sicuramente potreste andarla a vedere voi poi cosa hanno scritto. La prossima puntata commentiamo la puntata di oggi. Sì, oggi veramente effettivamente è volato, ormai siamo quasi giunti alla fine. Io direi che a questo punto un altro video ci può stare. Mm-hmm. O vuoi fare un pezzo? Cosa abbiamo? Abbiamo un paio di video e abbiamo un brano live, abbiamo video, io sono curiosa di vedere. Allora, lanciamo un altro video e poi video c'è o ricomincio a viaggiare o mentre mi colori dentro. Mentre mi colori dentro, quello... va bene. Vediamo. Vai la regia allora. Notte non parlava, il tempo non passava ed era un fiume in piena dentro me. Tutto sembrava uguale, tutto sembrava come un giorno di vetro. E mi ricordo che riuscivo solamente a piangere. In quegli inverni mi perdevo, ma adesso so che corro. Penso te, sei la mia fortezza, come un bimbo va verso il tuo papà. Corro, penso te, sei la mia fortezza, come un bimbo va verso il tuo papà. Ho tanto da imparare. Tu mi puoi guidare, la tua parola fa mai miei perché. E vivo i minuti, i secondi, i giorni, perché tu mi hai insegnato ad amarmi davvero, davvero. Perché tu mi hai insegnato ad amarmi davvero. Corro verso te. La vita è un viaggio lontano, un viaggio in cui ti tengo la mano, un viaggio senza il peso di ritorno, un viaggio in cui mi sento perso, senza di te. Mi colori dentro e
calore accanto, mentre mi colori dentro. Quasi ride, non c'è, beh, ridiamo, ora ritorniamo seri, tutti impettiti, ma stavamo a fare un macello. Quindi, abbiamo detto prima, dice, noi di solito siamo scherzosi, stiamo sì, concludendo sì, no, proprio. No, ma il fatto che voleva fare delle foto, no? E dava ordini, proprio. A mia mamma. A sua mamma. Grandissima. Mia mamma, ascolta, ci spieghi un attimo velocemente, che credo che stiamo arrivando alla chiusura. Sì. Il significato di questa canzone è delle bende sugli occhi. A noi l'hai spiegato, però è molto interessante il significato. Sì, esatto. Parlo di persone che magari vivono insomma in una situazione un po' precaria personalmente, quindi parlavo di prostituzione, di droga, tutte queste situazioni qua, che nel tempo scoprono insomma che di voler cambiare la loro vita, quindi mentre mi colori dentro, cioè Dio che sta lavorando nella loro vita, gli fa comprendere. Quindi loro in quel momento sono accecati. Sì, non loro in quel momento sono accecati. Dallo sbaglio praticamente. Dallo sbaglio, dall'errore, dalla situazione negativa, e poi nel tempo, mentre Dio li colora, no? Mentre Dio sta... trovano appunto e abbandonano il loro passato, quindi si tolgono la maschera, la benda, e quindi scoprono un nuovo giorno. Giusto per fare la battuta, ma che ve fumate quando vi inventate questi video? Scusate, faccio la battuta io, la Maria forse. niente di tutto questo. Diciamo che i registi servono. Veramente bravo. I registi servono. Veramente bravo. Quindi a dare una lettura maggiore al testo, no? Perché poi il testo non sempre può raccontare al meglio proprio nei dettagli. Il video, ecco, ti dà questa... È vero, i registi sono importanti, anche noi senza la nostra regia non saremmo nulla. No, perché Lidia... Ma te ne racconto una, visto di quelle che combino veloce. Io. Velocissima. L'altro giorno ero sul pullman. A un certo punto non mi parte mica l'audio, Lidia. No! La mia sigla! Non lo so, sei infilato dentro con un WhatsApp probabilmente. Quindi, ma a palla era. Ho detto che io devo raccontare. Ti segue. Sono le 13:23 di questa meravigliosa diretta. Ecco, e quindi però ci stiamo avviando. Ma veramente siamo in chiusura, non ce la facciamo a fare un ultimo brano. No, assolutamente no. Su YouTube, insomma. Sì, infatti seguiamo Angelo Maugeri sui social, su YouTube, su tutte le sue pagine, così possiamo risentire. Esatto, e comunque io ringrazio sempre te per i personaggi che porti, perché veramente anche oggi hai portato una persona veramente profonda, veramente come artista e come gradi. Uomo, perché cioè, non è facile trovare un ragazzo che a 35 anni ha questi valori nella testa, sinceramente. La banalità che c'è in giro oggi è questo, invece lui ha delle idee non solo molto chiare, profonde e pulite. Ecco. Vero. Poi adesso faccio un complimento. Grazie. A te, ma mi aggancio anche facendo un complimento a tutti gli ospiti che ho portato in questi martedì, che non solo sono artisti, quindi belle voci magari, piuttosto che personaggi attori, eclettici, piuttosto... proprio particolari. Ma... interessanti anche come persone, come cose da raccontare, e simpaticissimi. Tutti simpaticissimi. Ho imparato un sacco di cose in questo arco di puntate che abbiamo fatto, quindi devo dire che proprio è un programma che poi il successo che sta avendo, cioè io veramente c'è gente che mi scrive, ma martedì chi c'è? A me, grazie, che bello, a me spesso magari tu metti la replica, magari il sabato pomeriggio mi scrivono, ma scusa ma oggi mica non eri in diretta, io devo rispondo sì, su non Instagram, stare, guarda bello. Che è la replica. Qua telefonano anche di notte pensando che siamo in diretta. Sì, perché magari ci si dimentica di togliere no, in diretta. Ma il discorso è che quando tu sei per strada, no? Mi è capitato pochi giorni fa. E tu che ci fai qua? Sì, come ci faccio qua? Sto con la cassa d'acqua minerale. Che ma non sei in televisione. Ma non sei in televisione, tu ho visto... la gente non riesce a capire che ci sono le registrate. Le repliche quando sarà? Domani sera alle 21 circa. E mercoledì poi in rotazione anche altri quindi, momenti. Sì, beh, poi vanno avanti durante la settimana, perché noi per esempio la diretta la facciamo fino al giovedì. Okay. Il venerdì sono repliche, non è perché lo studio è chiuso. Quindi, allora, sicuro domani sera alle 21. Sicuro domani sera alle 21, quindi... 21, 21 e 5, cioè bene o male. Siamo flessibili, sì, dai, non siamo oscilla così. Un attimo l'orario, ma comunque quella con la faccio. Con IVA, 21 e 5, chiamiamola prima serata.
che poi la prima serata comincia per le emittenti non nazionali dalle 10 in poi, quando finiscono le prime serate di quelle grosse. Esatto, sì. Quindi per noi, però noi non ci frega niente, alle 9 noi preciso puntiamo, e poi andrà in onda nell'arco della settimana. Bene. E poi quello che volevo chiederti, posso trasmettere i tuoi video durante la giornata? Perché noi, assolutamente. Allora, questo programma non credo che lo sappia, ma è basato su video musicali. Quindi io la mattina seguo le massaie, come dico io, e quindi musica per mezza età, la nonnetta che è in casa, queste cose. Pomeriggio, musica disco, musica per... Però nell'arco della mattinata qui qualche video tuo io poi me li faccio passare dalla regia e ho piacere veramente a mandarli in onda. Sono veramente belli, cioè di profondi, ecco, sì. Non... Allora, Liliuccia. Ci salutiamo, Stefano. Ci siamo, noi siamo, ci siamo arrivati. Ma che c'hai dopo sci? Che sono quei cosi lì? Che scarponi a sci? Dove li trovate? Io ero tutta nera, volevo dare un tocco. No, ma è strano il tacco. È stranissimo. Vabbè. Perché? La nostra Lidia ci sorprende sempre in tutto. Dalla per testa tutto. Ai piedi mi sorprendo. Invidiose, là, vabbè. Ciao, invidiose. Sai quante stanno a schiattare? Ovviamente non è dedicato alle nostre massaie questa scritta, ma a chi non ci segue. A chi non ci segue, alle invidiose. Bene, cari amici, io rinnovo l'appuntamento a domani, che ci sarà un'oretta con l'oroscopo, con la Desiree. Domani finiremo alle 13. E quindi anche mi sorbisco l'altra matta. Grazie, gentilissimo. No, ma noi se non sono pazzi non li vogliamo, cioè non ce n'è. Allora, cari amici, vi saluto, vi rinnovo il buon pranzo per chi lo stesse facendo e arrivederci a domani. Grazie, Angelo, grazie a voi. È stato un piacerissimo averti ospite. Tutto mio, grazie di cuore. Lidia, va bene, non manco a dirlo con te che ormai la mia ciacciona preferita. Questa, Alla prossima. Alla prossima, grazie, ciao. Stefano. Ciao. Dieci ore.